This edition of iItaly New York is brought to you by... L'energia non si ferma. Mai. L'energia crea. Si trasforma. Diventa un'idea per generare nuova energia. Diamo all'energia un'energia nuova. And DeCecco Pasta. Imported in the U.S. since 1893. In this week's episode, an interview with movie director Marco Bellocchio. Then, we will celebrate Italian National Day in New York. Pasta Mania Series is back with a new recipe, Farfalle con funghi asparagi, a conference at Oxford University about soccer with Pelé. And now, let's start with movie director Marco Bellocchio. Qui a New York per due motivi, la retrospettiva al MoMA e la presentazione del libro Morale e Bellezza di Sergio Toffetti. Ci sono 18 dei suoi film presentati al MoMA per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. Ha partecipato lei alla selezione dei film? No, ho lasciato a Luce Cinecittà e anche al MoMA di fare una libera scelta, ecco. Mi sembra che sia stata un'ottima scelta, credo che anche con dei criteri che riguardano bene o male il pubblico che loro conoscono. In questi eventi così importanti per me, effettivamente, al di là delle interviste che sono molto importanti, poi sono i film che contano. E purtroppo io partirò e molto probabilmente non saprò che cosa pensano coloro che, pochi o tanti che siano, che cosa pensano dei film. Questo un po' uno lo capisce stando lì, in sala, insomma. Il pubblico qui, non vorrei dire cose superficiali, ma quindi è più, ha delle reazioni più aperte, ecco. Lei scrive molti dei suoi film. E quanto c'è di biografico nei suoi film, il rapporto appunto tra biografia e narrazione? Diciamo che di biografico in senso stretto è tutto. Nel senso che tutto quello che immagini fa parte della tua vita, è una tua esperienza, quindi una tua rielaborazione, una tua reinvenzione. Questo naturalmente vale sia che tu faccia dei film in cui ci sono proprio degli spunti specifici della tua vita, sia che tu faccia storie che ovviamente non sono state tue, ma in cui tu, che ti hanno profondamente emozionato, per cui riesci a personalizzarle con emozioni, non magari non con fatti specifici della tua vita, ma con cose che ti riguardano personalmente. Insomma, le cose che almeno a me sono meglio riuscite sono le più personali. Ho finto per non accompagnare Leone in città, ma bravo. In Italia si è recentemente scoperta l'importanza del documentario. Quanto è veramente importante? In questo senso la tecnologia è venuta in aiuto, nel senso che fare un documentario di un'ora ha dei costi relativamente bassi ed è sicuramente per dei giovani un modo di sperimentarsi molto molto prezioso. Arrivano per il Davide di Donatello centinaia di documentari che veramente a livello più o meno artistico o comunque storico documentaristico
sono spesso dei documenti molto molto preziosi che partono da personaggi, da momenti della storia d'Italia che andrebbero conservati e visti. È una forma di cinema ritrovato. Quella del regista è la sua quarta vita, ha iniziato come poeta. Quarta vita. Poi pittore, attore e infine regista. Sì. Com'è questa evoluzione? Com'è stata? Poeta, perché sai, quando al liceo si scrivono poesie. Pittore, senz'altro. Il pittore si integra alla quarta scelta, nel senso che io, come tutti i ragazzi, ero così, ammiravo Marlon Brando, James Dean, insomma, e volevo diventare attore, insomma. E quindi mi sono iscritto al centro sperimentale e proprio lì, in questo primo anno di corsi di recitazione, ho cominciato ad interessarmi alla regia. Quello che è veramente più affascinante è che devi lavorare con gli altri, li devi conquistare, li devi sedurre, ti devi confrontare, devi lottare, devi litigare, quindi è veramente arte vita tutta insieme. Credo che sia questo che mi abbia attratto di più dalla pittura, perché fai delle immagini, però devi vivere, devi spiegare, devi convincere, devi resistere, tante cose, questo è il regista. Hi, I'm Sam and this is what's happening around town. Ciao. Everybody, today is the 2nd of June, is the National Italian Day, and there are a lot of events around the city, especially at the Italian Trade Commission, the Italian Cultural Institute, and the Consulate of Italy. So come with us and let's go to see what happens. Effettivamente è iniziata ieri con una giornata fatta dedicata alla caccia al tesoro. I partecipanti, una quarantina di squadre, sono state chiamate a cercare dei tesori in giro per la città di New York. Il primo premio era una Vespa rossa fiammante e quindi devo dire che ci sono state delle forti motivazioni a cercare di arrivare primi. La festa nazionale va ben oltre tutto quello che ci aspettavamo e poi c'è di tutto veramente, c'è la moda maschile e femminile ad altissimo livello, ci sono gli accessori, ci sono le calzature, ci sono addirittura le figurine Panini, in New York c'è la Vespa immancabile della Piaggio. Torcolato is a special type of wine that is made from the grape of the Vespaiolo in a special region in Italy that is near Vicenza, in Braganza town. They are in the Veneto region where the capital is Venice. You know that we Italian, we have a lot of creativity. So even with the Torcolato, we are able to present it in many different ways, in the way that you can drink it with a blue cheese, or you can have it like a mojito in the summertime, so you are going to have always the time to drink a good glass of Torcolato. So the story starts at the end of let's say 19th century with my grand-grand-aunt in Trieste, who used to dress the old archduchesses of the Middle European Empire. Then my mother was the greatest Italian designer, who was the very first Italian designer to have an exclusivity with Bert of Goodman, and you can see the windows
and I started to do ready to wear, which I showed at Bird of Two on the 82. Then my daughter, who is the fourth generation of the, so it's over 100 years now. And we love it, we love America. Io sono esponente di questa famiglia che nel corso dal dopoguerra ad oggi ha creato, fondato questa società che fa figurine. Quindi Panini è sinonimo di figurine. Giocare con le figurine è un'esperienza che ti rimane e che soprattutto non è solo un gioco, ma insegna al bambino anche lo scambio, dai primi anche gli insegnamenti di economia, perché le figurine si scambiano, si giocano, c'è la tua preferita. Oggi, essendo il 2 giugno, che sarebbe come per noi americani il 4 luglio, e ho pensato non solo a quando è nata la Repubblica Italiana, ma anche alla nascita degli Stati Uniti, e soprattutto a due personaggi, Thomas Jefferson, il terzo presidente, e un amico suo toscano che si chiamava Filippo Mazzei, e hanno iniziato un discorso sul terreno, sulla libertà, ed era proprio Mazzei a scrivere a Jefferson in inglese "All men are created equal", e Jefferson, come sappiamo, ha detto "Ma questa è una buona frase" e l'ha messo nella Costituzione americana. E con questo giorno nazionale della Repubblica Italiana e fra poco il giorno della libertà americana, penso a come abbiamo influenzato uno l'altro, l'Italia e gli Stati Uniti, non solo negli anni recenti di amicizia, ma anche storicamente, perché l'Italia ha dato modi da fare agli Stati Uniti e gli Stati Uniti all'Italia ha dato sempre coraggio, speranza e un sogno. When we did the fitting at the company, we had no idea how far this particular film would go, and we are certainly extremely flattered and very honored to have been part of such a colossal success. Finally won for best foreign film. Sì, quest'anno vogliamo veramente dedicare la nostra festa anche ad una persona speciale, una persona eccezionale che ci ha lasciato pochi giorni fa e che ha fatto tantissimo per promuovere la cultura italiana. Un grande artista, un grande designer, Massimo Vignelli, e dietro di noi c'è una bellissima 500, la 500 di I Italy, che è stata disegnata dal Massimo Vignelli. The expo is actually made by us in Italy, but it's not contributed only by us. So we thought building up an event within the event, fully dedicated to the foreigners with Italian origins or for the Italians which are residing abroad, and to propose something whereby we could honor those origins and create an experience to have our former nationals coming over to Italy and experience Expo 2015 in a specific way. Let me say that every time I talk about this initiative, especially to former Italians, everybody's kind of a bit surprised about what we're doing, the intensity, the passion, and substantially the expected success. This, as I said in the beginning, is a contribution of everybody. Also just participating and testifying that we made it, and we made it in a beautiful way, is a way of being part of it. That's why I say it's reality. It's the reality of the program, it's the reality of the fact that we want to attract our former people and be part of, I would say a kind of big party and having everyone reunited all together.
Well, about the expo that's taking place in Milan, I know that we're talking to New Yorkers here, and many of us remember the World's Fair that took place 50 years ago here. And if you're like me, when you went to the Italian pavilion at the World's Fair, your life was changed. We saw with the Vatican, we saw the Michelangelo Pietà, we saw Italian beauty, creativity, intelligence, and talent. I discovered food there. I discovered visual arts there. To me, Milan is so fascinating as a teacher because for 25 years it was the home of Leonardo da Vinci. And Milan is a living laboratory of the genius of Leonardo da Vinci. So it doesn't surprise me that for the 21st century, at the Expo in Milano, that there will be these very futuristic buildings that combine the intelligence of Urbanistica with the progressive view of what the world can become. If you know the great Italian painter Arcimboldo, Arcimboldo's paintings mostly are in Vienna and Milan. He would take vegetables or fruit or grain or fish and create these amazing portraits in great detail. So in this particular case, foodie, which is, we can laugh at the term, but this is the face of Italy. It's the face of the Milan Expo because Italy is a combination of all of these different foods. And they're not just things we consume. Each food has a history. Each food has a culture. Each food has a season. And Italians, more than anyone else, understand what's behind a food, know how to respect it, know how to prepare it. This is Pasta Mania. Follow us on Italy TV. This is pasta, real Italian pasta. Pasta is serious business. Pasta is love, and pasta making is love making. Did you know that the best pasta makers clean the grains one by one? They just keep the heart. The best pasta is bronze drawn and slow dried at low temperatures. Remember, to make an excellent pasta dish, use excellent pasta. Today's recipe is farfalle con porcini e asparagi. Who said Italian cuisine has no vegetarian options? You can find this all-vegetable dish just about anywhere in the boot. However, it originally comes from central Italy, especially the valley of the Tiber River between Umbria and Lazio, where you have so many woods to search for mushrooms and asparagus. Italians make this dish with either rice or pasta. Here, of course, we're going with pasta. Ingredients. First, you'll need 24 ounces farfalle, 24 ounces asparagus, 6 ounces fresh porcini mushrooms, 4 tablespoons extra virgin olive oil, 1 onion, 2 ounces Parmesan cheese, a bunch of basil. Now that we're ready, let's see how Chef Luca Stefani does it. Preparation. Clean thoroughly and slice the fresh mushrooms. Finely dice the onion. Remember to only use fresh vegetables. Take the asparagus, remove stems, and cut lengthwise into thin strips. Pour extra virgin olive oil into a large saucepan and add the onion first. After a minute or so, add asparagus and stir until the onion is golden. Once the onion is ready,
add mushrooms. Cook for 10 minutes, adding salt and pepper to taste and stirring thoroughly until well mixed. When the water comes to a boil, add coarse salt and toss in the farfalle, stirring occasionally so it doesn't stick. The best Italian pasta stays firm after cooking and has a rough texture that the sauce sticks to better. Cook farfalle for 12 minutes. Don't strain the pasta. Just remove it from the pot using a large slotted spoon and add it to the saucepan. Cook over a high flame for a minute or so. While stirring thoroughly, sprinkle with fresh basil and parmesan. Farfalle con funghi e asparagi should be paired with a crisp, fresh Italian white, such as Pinot Grigio, from the northern region of Alto Adige. Or if you want to stay in the region of origin, try a Greghetto. Remember, to make an excellent pasta dish, use excellent pasta. Coming up next, our exclusive event. You want to come watch with us? Beautiful event, very interesting conference on sports. In fact, here at Hofstra University, there is 3 days of debate and events on soccer. And soccer, as everybody knows, is the most important sport for Italy. So I was invited by Stan Pugliese. He's a wonderful person who co-organized this event on soccer and Pelé, with a great star Pelé. The idea for this conference came 2 years ago. George Vesey, who's a columnist for the New York Times, suggested that we do a conference on soccer. And the university contacted me and my colleague, Dr. Brenda Elsie, and we agreed immediately to do it because we feel that soccer is becoming a much more important sport in America. It's becoming much more popular. Soccer we see as a kind of prism through which we can examine a lot of the problems in the world today, economics, politics, anthropology, sociology, all of these things we touch on in the conference. There are 125 scholars here from 20 different countries from all around the world. And of course, the highlight of the conference was this ceremony with Pelé receiving the honorary degree, and this evening he will give a speech at the banquet as well. Edson Arantes do Nascimento. Good. It is my honor and my privilege to recognize your humanitarian and your philanthropic work and your incredible contributions to the sport of soccer and therefore to the human spirit. I am delighted to present you with a Doctor of Humane Letters degree, honoris causa. Congratulations. Always, I used to remember what my father used to tell me. Listen, never think and never acting like you are the best, because always you have something to learn. I am here with the fourth generation. I think I have a lot of to learn, and thank you for this opportunity. Thank you very much. Thank you. CONI is the acronym for the Italian National Olympic Committee. The reason we're here is to, of course, honor Pelé, who's an icon. Not only is behind nationalities, he represents so many good things of soccer that it's important that CONI is here representing the institution.
It's probably one of the best days of my life, to be honest. I never thought I'd meet one of the biggest legends, one of the best players ever in America, of all places. And I think it's great for the whole campus, you know. Soccer's growing, especially in this country. And like I say, it was just an honor to meet him, and it's been a pleasure. I'm from Esmeraldas, actually Minas Gerais. It's the same state as Pelé. So just growing up, listening to all the histories, you know, and now I'm able to meet Pelé here and even speak. It's just, it's incredible. It's like a dream, yeah. Io adoro Italia. Sono tifoso italiano. In Brasil siamo tutti oriundi. Aspettiamo la Coppa del Mondo. Brasil e Italia nel finale. De auguri, auguri. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil and Baci Perugina Chocolate. Say I love you in the Italian way. In the next week's episode, we will promote Italian language in American schools. Our Pasta Mania series continues with Orecchiette con Broccoli. Professor Tamburri reviews poets of the Italian diaspora. Let's celebrate our summer party, iItaly Under the Stars.